Quindi se poi qualcuno si aggiungerà, sono più di 100 i partecipanti in questo momento, ecco, se ne è aggiunto uno adesso. Chi vuole partecipare comunque, quindi può arrivare. Io adesso lascio la parola a Gabriele Palagi come coordinatore regionale Toscana e quindi primo promotore di questo evento e gli altri eventi che sono stati fatti in Regione Toscana nell'anno scorso e che sicuramente ci proporrà anche nel 2023 e anche come membro del consiglio direttivo. Lascio a te la parola, Gabriello. Grazie, grazie Lorenzo. Buonasera, ben trovati e ben collegati a tutti quanti. Grazie di aver aderito a questa iniziativa. Io vi rubo soltanto un minuto per invitarvi ai soci AIAS che ancora non l'avessero fatto a rinnovare l'adesione all'associazione. A chi invece non è socio AIAS, l'invito a valutare l'opportunità di aderire andando a visitare il sito e valutando le opportunità che l'associazione dà ai propri iscritti, in modo particolare i servizi rivolti ad AIAS. Quindi l'invito a visionare il sito di AIAS, appunto. Dopodiché vorrei ringraziare sia Paola che Massimo Gorelli, coordinatore della provincia di Grosseto, e Paola Ulivi, coordinatrice interprovinciale delle province di Livorno e Pisa, per aver dato la disponibilità a questo interessante convegno, nuovo come argomento, o quantomeno non nuovo, diciamo sicuramente attuale, anche molto interessante da seguire, perché sicuramente avrà degli sviluppi nel corso di questo anno, come poi Massimo ci potrà meglio dire. Paolo, lascerei a te la parola per fare una breve introduzione che ci permetta meglio di comprendere appunto la problematica del tema. Grazie a tutti. Grazie Gabriello, grazie a tutti per aver partecipato a questo video forum che sarà, diciamo, uno dei tanti che come AIAS Toscana abbiamo intenzione di organizzare, perché crediamo che sia importante dare, seppur magari in forma quasi di pillole, ma insomma degli spunti anche di un certo livello su argomenti sicuramente di sicuro interesse. Quello di cui parleremo oggi, in particolare ne parlerà il dottor Gorelli, riguarda un argomento importante sugli inerti, che tra l'altro, diciamo, è oggetto ormai di dibattimento da tantissimo tempo, e finalmente è arrivata la regolamentazione per quanto riguarda l'end of waste in questo settore. Prima di passare ovviamente a Massimo per la sua presentazione, volevo soltanto proprio brevemente fare un refresh su quello che è il concetto di end of waste, così magari se c'è qualcuno che è un po' più acerbo sull'argomento, comunque che non lo mastica quotidianamente, può servire come ripasso veloce. Allora, oggi appunto, vediamo se non si riesce, ecco, scusate, ecco, si dovrebbero adesso vedere. Appunto, oggi Massimo ci parlerà del nuovo regolamento che disciplina gli inerti da costruzione o altri inerti, e tutto questo si inserisce nel concetto di end of waste, per cui prima di andare nel dettaglio facciamo un attimo di ripasso su quello da cui deriva l'end of waste. Innanzitutto, in un'attività possiamo avere ovviamente un materiale di scarto,
questo materiale di scarto può essere in alternativa o rifiuto o sottoprodotto, quindi il sottoprodotto non potrà mai essere un rifiuto e viceversa. Il rifiuto poi potrà andare al recupero o allo smaltimento e per quanto riguarda il recupero abbiamo proprio il filone dell'end of waste che, come ci dice la parola stessa, è la fine dello status di rifiuto, e poi abbiamo anche il recupero ambientale e il recupero energetico. Per quanto riguarda l'end of waste, quindi può essere, diciamo concettualmente, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a tutta una serie di operazioni di recupero, escluso il riciclaggio, e in particolare deve soddisfare dei criteri specifici. E su questo verterà in dettaglio la presentazione di Massimo, che ci darà proprio questi criteri per quanto riguarda gli inerti. Inoltre la sostanza o l'oggetto devono essere utilizzati per scopi specifici, deve esistere un mercato, comunque una domanda per la sostanza o l'oggetto end of waste. La sostanza o l'oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e ovviamente rispettare la normativa e gli standard esistenti. E l'utilizzo della sostanza dell'oggetto non dovrà portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Inoltre occorre, se ci sono, rispettare dei criteri specifici, e purtroppo, come vedremo, non li abbiamo a disposizione per molti casi. Comunque l'operazione può consistere anche semplicemente nel controllare che il rifiuto deve soddisfare a criteri elaborati conformemente alle predette condizioni, e questi criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria. Questi criteri spesso e volentieri includono anche dei limiti, dei valori limiti di inquinanti, e tengano conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente, sia della sostanza o dell'oggetto a secondo dei casi. I criteri specifici, appunto, purtroppo li abbiamo per poche casistiche. A livello comunitario, con 3 regolamenti sui rottami metallici, rottami di vetro e rottami di rame. A livello di normativa italiana abbiamo un decreto sui combustibili solidi secondari, sul fresato d'asfalto, sui prodotti assorbenti per uso personale, pneumatici fuori uso e carta e cartone. E appunto finalmente è arrivato il decreto di cui ci parlerà Massimo, relativo ai rifiuti inerti. In mancanza ovviamente di criteri specifici devono essere rispettati dei criteri dettagliati che vengano elencati anche nel documento autorizzativo, e soprattutto dovrà esserci sempre un requisito relativo alla dichiarazione di conformità di questi requisiti. Inoltre, in mancanza di criteri specifici, facciamo sempre e comunque ricorso ai criteri del DM del 98. Io appunto volevo fare solo questa breve introduzione, che era solo un refresh in modo che a tutti, diciamo, fosse riportato alla mente il concetto di end of waste,
Lascerei la parola a Massimo per la sua presentazione. Ricordo che è possibile formulare quesiti in forma scritta attraverso la chat e alla fine della presentazione così cercheremo di rispondere al meglio ai vostri quesiti. Massimo, puoi procedere. Buonasera a tutti. Mi presento Massimo Gorelli, responsabile laboratorio studio ambiente di Grosseto. Oggi parleremo del decreto numero 152 del 27 settembre di anno scorso, che regola la disciplina per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione, demolizione e da altri inerti di origine minerale. Ai sensi dell'articolo 184 del testo unico ambientale 152. È entrato in vigore il 4 novembre 2022 questo decreto che regola la cessazione della qualifica di rifiuto and waste dei rifiuti inerti a costruzione e demolizione. Andiamo a vedere quella che era fino al decreto la normativa presente in Italia di cui ci affidavamo per il recupero dei rifiuti inerti, tra gli altri. È il decreto 5 febbraio 98, come diceva Paola, in cui facciamo ancora riferimento per tutto ciò che non è specificatamente normato. Il decreto 152 del 2006, che è il testo unico in materia ambientale, e in particolare agli articoli 184 bis, definizione di sottoprodotto, e l'articolo 184 terra, della cessazione della qualifica di rifiuto. E infine, per quanto riguarda gli inerti, più specificatamente terra e roccia da scavo, il decreto 120 del 13 giugno 2017, che fa uscire la terra e roccia da scavo dal campo di applicazione del 152 per essere recuperato come sottoprodotto. Vediamo quali sono le caratteristiche dei rifiuti che possono accedere a quelli che sono quello che è il decreto. Prima di tutto, il decreto recita che il rifiuto deve essere classificato con un codice CER, quindi per capire che tipo di rifiuto abbiamo va attribuito questo codice. L'attribuzione del codice CER è fatta dal produttore del rifiuto e lui se ne assume la responsabilità. E come fa a fare questo? Prima di tutto diciamo come sono divisi i codici CER dei rifiuti, un piccolo aggiornamento su questa cosa. Esistono tre tipi di codici CER, pericoloso assoluto, il CER non pericoloso e il rifiuto con CER speculare, ovvero che in base a una delle determinazioni analitiche viene deciso se quel rifiuto è pericoloso o non è pericoloso. Quando non è possibile fare questo, quindi quando io non posso capire cosa c'ho dentro il rifiuto come materie potenzialmente pericolose, per il concetto di massima cautela vado a classificare quel rifiuto come pericoloso. Come è diviso il catalogo europeo dei rifiuti? Il catalogo europeo è diviso, si compone di 970 descrittori, organizzati in tre distinti livelli e contrassegna ogni rifiuto con un codice a 6 cifre, così diviso AA, BB e CC. AA è il primo livello ed è costituito da 20 categorie industriali e genericamente dei rifiuti, ovvero si basa molto su quello che è la provenienza del rifiuto. Il secondo livello, costituito da 111 sottocategorie, sono relative al processo produttivo o la subattività che ha generato tali rifiuti. Il terzo livello, dove sono presenti 839 codici, identificano quando è possibile il singolo rifiuto prodotto. Se andiamo a prendere le 20 famiglie, cioè le prime due lettere, abbiamo 20 famiglie, quando io vado a classificare un rifiuto, praticamente vado a cercare nelle famiglie da 1 a 12 e da 17 a 20 il processo che genera il rifiuto e se riesco a identificarlo mi fermo lì. Se in queste famiglie non trovo i rifiuti vado a cercarlo sulla 13, 14 e 15. Se infine proprio non trovo
neanche in queste categorie il mio rifiuto, vado ai codici del capitolo 16. Capitolo 16 sono i rifiuti non altrimenti specificati. Alla fine, anche trovato il numero 16, e non ho nelle categorie BB e CC qualcosa di attinente al mio rifiuto, userò il codice generico 99, che è l'ultima delle mie chance per l'attribuzione del codice al rifiuto. Allora, quindi, prima del decreto, erano quelle le leggi che regolavano il recupero degli inerti. Con il 152 del 22 si va a vedere quelli che sono i criteri per poter recuperare i rifiuti inerti sia di origine minerale o di attività di costruzione e demolizione. Prima di tutto andiamo a vedere quali sono questi rifiuti. Sono rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione, quindi quelli identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo. Altri rifiuti di origine minerale sono ancora quelli appartenenti al 17, ma sono indicati al punto 2, tabella 1 del regolamento dell'oggetto. E l'importante è che tutti questi rifiuti possano avere la caratteristica dei rifiuti inerti. Cosa si intende come rifiuti inerti? Sono i rifiuti solidi delle attività di costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, ovvero non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti a altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili a contatto con altre materie e non provano effetti nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Andiamo a vedere quali sono i codici CER individuati nel decreto per poter andare a formare quello che sarà l'aggregato recuperato. Sono tutti codici 17, come si è detto, la famiglia, quindi dal cemento lo 01, i mattoni lo 02, mattonelle e ceramiche 03, miscugli di cemento, mattoni, mattonelle 07, le miscele bituminose, la terra e rocce da scavo, il pietrisco per massicciate ferroviarie e i rifiuti misti di attività di costruzione e demolizione diversi da. Il diverso da che abbiamo negli ultimi 5 rifiuti indica che, come avevamo detto prima, il codice CER di attribuzione è un codice a specchio. Quindi, mentre il cemento, mattone e mattonelle, i primi tre, sono codici CER non pericolosi assoluti, quindi già dare quel codice a quel rifiuto mi dice che quel rifiuto è non pericoloso, gli ultimi 5 devono avere un'analisi di caratterizzazione fatta sul luogo di produzione per decidere se quel rifiuto è o meno pericoloso. Altri rifiuti oltre i 17 possono essere messi sono previsti in questo decreto per l'aggregato, sono lo 01, 04, 08, scarti di ghiaia e pietrisco, scarti di sabbia e argilla, polvere e residui affini diversi di quelli pericolosi, i rifiuti prodotti dal taglio e dalla segregazione della pietra, residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfide e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati. Questi sono rifiuti che vengono molto usati nel campo del marmo, nel campo del granito, nel campo delle pietre ornamentali. Scarti di ceramica, mattoni e mattonelle, rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, residui nel materiale di sabbiatura, minerali ad esempio sabbia e rocce. Quindi, condizione affinché i rifiuti inerti, che abbiamo detto prima, possano essere considerati aggregati o recuperati, è che il gestore dell'impianto di recupero rispetti le specifiche procedure descritte nell'allegato 1 del decreto 152 del 2022. Diciamo in sintesi quali sono le caratteristiche che deve rispettare un impianto di recupero. Prima di tutto, per quello che sono i rifiuti in ingresso, è importante che il rifiuto di ingresso sia fatto subito un esame documentale da parte del personale con un appropriato livello di formazione e controllo visivo del carico. Carichi di rifiuti con cera specchio,
come dicevamo prima, dovranno per forza essere dati di analisi, perché la legge, il punto 6 della legge del 116 del 2014 recita che se un rifiuto nel luogo di produzione, un rifiuto con codice CER a specchio, non viene classificato nel luogo di produzione, questo deve essere considerato come rifiuto pericoloso. Quindi come tale non può entrare nella lavorazione per l'aggregato. Oltre all'esame documentale, quindi vedere se il carico in ingresso ha le caratteristiche idonee per poter essere lavorato, l'impianto deve avere uno stoccaggio separato di rifiuti non conformi, per cui nel momento in cui l'esame visivo, l'esame documentale non rende al personale esperto formato di poter far entrare all'interno dell'impianto quel carico di rifiuti, viene stoccato in una zona non a contatto con gli altri. Mentre i rifiuti conformi saranno messi all'interno dell'impianto con la messa in riserva, tale da impedire la miscelazione con altre tipologie di rifiuti non conformi. La movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato e operato da parte del personale con formazione è aggiornata almeno biennale. Eventuali controlli supplementari anche analitici a campione ogni qualvolta si presenti la necessità, ovvero se l'esame documentale, se l'esame visivo non convince il personale che controlla l'ingresso dei rifiuti, possono anche decidere di farlo analizzare per capire di cosa hanno davanti. Quindi una volta entrato il rifiuto nell'impianto inizia la lavorazione, e questa lavorazione... Massimo, scusa, ti posso interrompere solo un secondo? Mi segnalano che c'è un'icona che copre in parte la tua presentazione, per cui non so se puoi toglierla. Provo. L'ho messa in cima, si vede da noi ora? Non capisco, non riesco a toglierla, è lì. Spero di no, se non ci sarà degli scritti, insomma, del testo in quella zona, spero. Lì non ci dovrebbe essere niente. Quindi sia migliore come posizione, quantomeno, grazie. Proviamoci. Quindi, abbiamo detto che una volta entrato il rifiuto, inizia la lavorazione del materiale per arrivare poi alla formazione dell'aggregato. Quindi il processo di trattamento e il recupero deve essere finalizzato alla produzione di un aggregato recuperato. Questo può essere fatto con varie fasi meccaniche, tipo macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni metalliche e di tutte quelle frazioni che sono desiderate nel prodotto finale. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e le movimentazioni devono essere tali che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Questo perché lo spirito di questo decreto va sempre più verso una tracciabilità di quello, come vedremo anche successivamente, verso una tracciabilità spinta di quello che è poi l'aggregato finale, e dando delle prescrizioni anche sulla parte del finale del recupero. Quindi in attesa di poter essere utilizzato, quindi trasportato nel luogo di utilizzo, l'aggregato recuperato deve essere depositato nell'impianto in aree adibite a questo scopo, ovvero sarà un'area diversa dal rifiuto d'ingresso, dovrà avere una separazione fisica dei due posti perché non ci possa essere miscelazione tra il rifiuto in ingresso e aggregato recuperato. Per ogni lotto di aggregato, il produttore dovrà garantire il rispetto dei requisiti di qualità di quella tabella 2 del decreto stesso, tabella in cui questa è una news, diciamo, rispetto a quello che era la vecchia normativa, dove l'inerte recuperato, l'aggregato recuperato, doveva essere sottoposto solo all'analisi per il test di cessione per il recupero, mentre questo decreto inserisce altre analisi che non sono fatte sul test di cessione, ma sul tal quale. Andiamo a vedere la tabella 2, queste analisi sono
amianto, idrocarburi aromatici, quindi benzene, tilbenzene, stirene, toluene, xilene, tutta una serie di idrocarburi aromatici policiclici, i fenoli, i PCB che sono i policloro bifenili e trifenili, i C maggiore di 12 sono gli idrocarburi pesanti, il cromo 6 che è la forma del cromo cancerogena, materiali galleggianti, quindi si parla di plastica, polistirolo, cioè tutto ciò che non è sasso, diciamo, frazioni estranee che sono quelle che mi sono rimaste da quella che era la selezione nella lavorazione del rifiuto. Questa è la tabella, questa è la tabella 2 sul tal quale. Qui una cosa interessante è che fino ad oggi il limite dell'amianto sia in tabella del tabella 1 o tabella 2 della terra e rocce da scavo, quindi del decreto 120, si parlava di 1000 milligrammi chilo il limite dell'amianto. Questo decreto me lo porta a 100 con una nota ben precisa in cui si indica la tecnologia per riuscire ad arrivare a poter esprimere un valore inferiore ai 100 milligrammi chilo d'amianto. Quindi non sono più valide quelle che sono le analisi fatte con l'infrarosso, non sono più valide le analisi fatte al microscopio, ma si potrà usare solo e soltanto due tecniche che arrivano a questo limite, e sono il microscopio a scansione, elettronico a scansione, e i raggi X. Questo è importante perché è la prima volta che viene messa una cosa del genere in una legge italiana, quindi è importante soffermarci su questo. La tabella 3 non è altro che il test di cessione che avevamo prima anche nel decreto del 1998, in cui sono rimasti i soliti parametri e sono rimasti i soliti limiti. Quali sono gli obblighi del gestore dell'impianto per poter agire correttamente? Quindi, in ingresso, la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, capire se può entrare nel suo impianto oppure no, quindi se è ben classificato, se è stato attribuito il codice CER giusto e se questo prevede i rapporti analitici per capire se quel rifiuto è speciale, pericoloso o non pericoloso. La compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, e quindi controllare che quando arriva il rifiuto, quindi rientra in quella che è la parte documentale del rifiuto, quindi controllare che il formulario sia ben, identifichi bene quel rifiuto. Il rifiuto, l'allegato 3 del decreto prevede di trasmettere all'ARPA competente la qualità dell'aggregato recuperato, conservare presso l'impianto di produzione o presso la sede legale una copia della relazione sostitutiva di cui appunto precedente, e questa va allegata ad ogni vi faccio vedere qual è. Questa è la dichiarazione di conformità da allegare ad ogni lotto di rifiuto, per cui vado a vedere quelle che sono le caratteristiche dell'aggregato recuperato da poter rimettere sul mercato. Altre due cose sono abbastanza innovative su questo decreto, è che ogni lotto recuperato io dovrò conservare per 5 anni un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto, garantendo la non alterazione delle caratteristiche chimio-fisiche in modo da consentire nei 5 anni la ripetizione delle analisi. Sempre riguardando quello che è la tracciabilità del rifiuto, il decreto chiede anche l'applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNIEN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata.
atta a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento in oggetto comprensivo di procedure operative dal controllo di conformità al piano di monitoraggio. ISO 9001 è quella, è la richiesta base, può essere sostituita anche da una ISO 14000 ambientale oppure un EMAS. Andiamo a vedere quali sono, una volta recuperato, una volta uscito dall'impianto, pronto a uscire l'aggregato recuperato dall'impianto, quali sono, qual è l'ambito di utilizzo dell'aggregato. Ci possono essere fatti la realizzazione del corpo di rilevati in opere in terra in ingegneria civile, la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali o di piazzali civili e industriali, la realizzazione di stati di fondazione delle infrastrutture di trasporto di piazzali civili e industriali, realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, realizzazione di strati accessori aventi a titolo esemplificativo funzionanti aquillare, antigelli e drenanti, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici. Ognuna di queste, ognuno di questi utilizzi non è, per ognuno di questi utilizzi non è sufficiente il rispetto della tabella 2 e della tabella 3, ma si va verso una certificazione, un marchio CE dell'aggregato recuperato. Secondo questa tabella, in cui ogni normativa UNIEN è per ogni tipo di aggregato. Quindi gli aggregati, la UNIEN 13, sono le caratteristiche non chimiche, ma più che altro fisiche, che devono avere gli aggregati per poter essere riutilizzati in quel tipo specifico di riutilizzo, e con tutte le sue tabelle, con tutte le sue sfumature, diciamo, quelle che sono poi inserite nel, non mi ricordo come si chiama, nella dichiarazione di conformità. Quindi, visto questo, sono tutti impieghi che io posso fare con l'aggregato, ma devo rispettare anche questo tipo di norma. Ritorniamo a quello che è il decreto, dà la possibilità, un periodo transitorio di 180 giorni per mettermi in regola. In questo periodo possiamo utilizzare le vecchie procedure per utilizzare tutto ciò che io ho già pronto all'interno del mio impianto. È un decreto abbastanza innovativo, veramente l'innovazione principale è quella della tracciabilità del rifiuto, cioè il rifiuto, io con questo, cioè, applicando questo decreto ho la possibilità di capire se il mio aggregato finale da dove viene, quali sono i rifiuti per cui sono stati trattati per formarlo e le caratteristiche. Avere un campione di fermo 5 anni può essere utilizzato dall'organo di controllo in qualsiasi momento per capire se effettivamente il materiale è uscito dall'impianto con le caratteristiche giuste oppure no. Gli impianti, diciamo, secondo me sono abbastanza preoccupati di questo decreto, più che altro gli impianti piccoli, perché i piccoli impianti devono crearsi un sistema di controllo che fino ad oggi secondo me non avevano. Questo è importante, però secondo me manca un minimo cioè cercare di aiutare in qualche modo i piccoli, perché avere tutti questi obblighi renderanno il loro lavoro abbastanza complicato, mentre penso che i grandi impianti già attuassero questo tipo di condotta per recuperare l'inerte.
Sono stato un po' troppo veloce, vero Paola? No, nel senso, troppo veloce non si è mai. Diciamo sei stato veloce, ma questo magari ci dà la possibilità di dare più spazio alle domande dei partecipanti. E quindi invito tutti ovviamente a porre domande utilizzando la chat. Intanto ne è arrivata una in cui si chiede riguardo al, dato che hai citato che c'è il divieto di miscelazione dei vari lotti prodotti di aggregato, ci chiedono se c'è un volume o una quantità massima che deve avere ogni lotto di aggregato. La quantità massima prevista sono 3.000 metri cubi. Quindi ogni lotto al massimo potrà avere, potrà essere di 3.000 metri cubi. E 3.000, scusa perché non... Metri cubi. Metri cubi, ok. In attesa che arrivino altre domande, magari te ne faccio una io, una curiosità, perché a volte mi ci sono imbattuta per altre problematiche anche dei prodotti da costruzione. Al pari quindi dei prodotti da costruzione, hai giustamente citato che c'è bisogno della marcatura CE secondo le varie norme, quindi secondo i vari utilizzi che l'aggregato andrà a fare. E c'è necessità di un tecnico qualificato per attribuire la marcatura CE? Sì, sì, serve un tecnico qualificato, si entra nel campo delle analisi fisiche, perché ogni tipologia di marcatura CE è fatta in base al tipo dell'utilizzo di tale materiale. Chiaramente se mi serve un semplice riempimento avrà regole meno restrittive, se devo andare a fare con il riciclato delle fondazioni, chiaramente le caratteristiche fisiche del materiale recuperato avranno delle caratteristiche più restrittive rispetto alle altre. Ecco, quindi in base la dichiarazione è quella che è il riutilizzo di tale materiale, in che tipo di settore va. Insomma, ecco, questa era previsto già prima del decreto la marcatura CE su quello che erano alcune riutilizzi. Con il semplice test di scissione andavamo a fare quella che era un semplice riempimento, mentre invece se l'utilizzo era quello di andare a fare delle fondazioni eccetera, era già più restrittivo anche prima del decreto. Ok, magari se ci puoi condividere anche l'elenco delle norme a cui fa riferimento per i vari utilizzi, insomma. Eccoli qui. Ok, poi sì. Un'altra domanda, ci chiedono, ma chi non si adegua e non produce, quindi un aggregato recuperato, può continuare ad operare in R4 producendo un aggregato riciclato? Allora, il riciclato in R4 è un tipo di lavorazione prevista, ma alla fine dovrà uscire comunque con un formulario in R13. Non potrà uscire come aggregato recuperato. Dovrà comunque, non esce dal campo di applicazione del tipo. Quindi rimane, non è ancora un end of waste, via. Non è un end of waste e praticamente rimane nel campo di applicazione del 152 entrando in un altro impianto che poi finirà, in base a questo decreto, il lavoro che fa. Okay. Questo era un problema che era classico sulla terra e roccia da scavo, prima del 120, prima dell'articolo 184 rivisto del 152, terra e rocce da scavo era
c'era qualche punto interrogativo su come arrivare al Land West, perché non era normato, quindi era un problema farlo. In questo modo, chiaramente, per arrivarci anche su quello, uno si deve adeguare a questo decreto in tutti i modi, perché se no non può uscire un aggregato recuperato non rispettando questo decreto. Ci possiamo muovere all'interno dei rifiuti come vogliamo, ma l'uscita dal 152 per forza è normata da questo decreto. E un'altra domanda, quindi, diciamo che è conseguenziale a quanto hai appena detto, ci chiedono quali sono le sanzioni per gli impianti che non rispettano il decreto. Allora, sul decreto le sanzioni non le ho viste ancora, quindi non credo si faccia praticamente tranquillamente al traffico illecito del 152, perché a quel punto io vado a trattare un rifiuto che non posso trattare, quindi gli articoli delle sanzioni sono quelli sono rimasti quelli del 152. Ok, e un'altra domanda, diciamo un po' al lato, ma visto che l'hai rammentato, ci chiedono novità in ambito specifico amianto e se c'è novità in riferimento al nuovo Sistri, questa barzelletta. Sì, esatto, da Sistri. Allora, per quanto riguarda l'amianto, la novità è questa. Le tecniche, cioè è una novità analitica più che altro, nel senso che le tecniche fino ad oggi riconosciute per legge arrivavano a determinare l'amianto non inferiore ai 1000 milligrammi chilo, che sono un grammo chilogrammo. E infatti anche nella tabella A e tabella B del 152 sulla terra e rocce da scavo, sia per i siti residenziali che per i siti industriali il limite era comunque 1000. L'evoluzione ha portato ad avere della strumentazione che può scendere da 1000 fino a 100 mg chilogrammo, e questo sono tecniche molto costose. Una delle due è il SEM, il microscopio elettronico a scansione, per cui riesco a vedere meno di 1000. Quindi altro problema di costi questo per gli impianti, e dovranno certificare ogni lotto da 3000 metri cubi con una tecnica analitica che ha un costo superiore a quella fatta fino ad oggi. Però è importante, perché insomma tante autorizzazioni, tanti impianti possono ricevere materiale, rifiuti non contenenti amianto, quindi è vero che anche minore di 100 non è zero, ma tantomeno minore di 1000. Chiaramente a livello analitico si intende assente quando io do minore del limite di rivelabilità strumentale. In questo modo si scende da 1000 si scende a 100, quindi ancora più preciso, ma lo zero assoluto non esiste in nessuna tecnica, cioè ho sempre un minore di, perché io vado a certificare un valore e non posso certificare più basso della sensibilità del mio strumento. Quindi sull'amianto è cambiato solo questo, non è assolutamente cambiato altro. Comunque deve essere assente l'amianto, non possono essere né commercializzati né usati materiali contenenti amianto ormai da 30 anni, insomma. Quindi la legge rimane sempre quella, cioè il cercare di far uscire il più possibile dalla nostra vita il materiale contenente amianto. Sull'amianto vorrei fare un'altra precisazione: la vera pericolosità dell'amianto è l'amianto friabile. Ora noi abbiamo le nostre campagne, i nostri siti industriali pieni di onduline contenenti amianto, se ben conservate hanno un minimo di pericolosità, ma la vera pericolosità è quell'amianto che per esempio viene usato nelle fornaci
perché era resistentissimo al fuoco e quindi era un materiale perfetto per quel tipo di lavorazione. E quelle erano delle guarnizioni in cui l'amianto, era, essendo friabile, veniva respirato un milione di volte in più rispetto a quello liberato da un'ondulina sopra un tetto. Ecco, questa è la differenza fondamentale sull'amianto. È giusto smaltirli, è giusto levarli tutti, però la precedenza va data a quello che effettivamente è pericoloso per l'uomo. Ecco. Per quanto riguarda le novità del Sistri, non ho novità sul Sistri, non lo so, cioè, una cosa di cui preferisco non parlare, ecco, del Sistri, perché non ha nessuna ragione, cioè è stato fatto, mai utilizzato, mai fatto, mai entrato in vigore, anzi, secondo me gli è stato dato sempre più possibile, è stato penalizzato in tutto e per tutto per poterlo rendere alla fine inaccessibile per tutti, quindi non, ad oggi per me rimane fermo lì. Siamo tornati alla vecchia denuncia rifiuti, al vecchio MUD, non è mai uscito, quindi è fatto quello con, cercando di togliere quelli che sono i piccoli produttori, produttori con rifiuti non pericolosi, però ecco, siamo rimasti lì, insomma, secondo me. Sì, mi associo all'opinione sul Sistri, quindi stendiamo un pietoso velo. Per quanto riguarda l'amianto, sicuramente, visto le nuove tecniche analitiche richieste, ci sarà forse, non lo so perché non ho sotto mano un censimento di laboratori, ma sicuramente non sarà facile magari reperire dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di analisi con queste nuove metodiche. Ecco, magari il problema, non lo so, potrà essere questo. Sono strumenti molto costosi, quindi essi sono evoluti, perché insomma il microscopio elettronico a scansione esiste da tantissimo tempo. Pensate che prima uno strumento del genere era grande quanto una stanza 4x4, oggi è uno strumento un po' più grande di un computer, quindi si è evoluto tranquillamente, però il costo rimane veramente alto, specialmente per i piccoli laboratori. Oh, ok, un'altra domanda. Le autorizzazioni ordinarie semplificate secondo il DM 98 dovranno quindi essere riviste? Nei sei mesi di periodo transitorio andranno adeguate. Non possono arrivare alla scadenza. Se riguardano i binetti, naturalmente riguardano quelle che sono per l'altro, ma dovranno comunque adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni del decreto 152. Quindi la rivista probabilmente andrà presentata all'organo di controllo, vista da una conferenza di servizi. Però ecco, questo non lo specifica il decreto, questo è un pensiero mio, per cui potrebbe anche essere io mi adeguo, non lo comunico, ma comunque mi adeguo a quelle che sono tutte le prescrizioni del nuovo decreto. Le applico e aspetto di la normale scadenza dell'autorizzazione per poi doverla rinnovare con questo. Questo non lo specifica. Okay. Vediamo quali saranno le Poi chiedono se si agisse all'interno di uno stesso cantiere, si demoliscono alcune murature e si recupera l'inerte in area cortiliva come fondo. Che cosa succederebbe secondo il decreto 152-2022? Allora, per lavorare un rifiuto serve un'autorizzazione, quindi il cantiere dovrà, o in forma semplificata, in forma autorizzativa, avere un'autorizzazione per poter trattare quel rifiuto. Una volta trattato, lo può tranquillamente certificare e riutilizzare all'interno del sito dove è stato prodotto, ma questo non lo può fare in autonomia, ma deve essere comunque, deve dotarsi di un'autorizzazione regionale per poterlo fare.
anche in conto proprio è la stessa cosa. Certo, ricordiamo che in ambito rifiuti e poi a maggior ragione quando ne escano, senza autorizzazione non si può assolutamente fare niente. Il rifiuto non può essere trattato senza autorizzazione, cioè l'unica cosa prevista in conto proprio può essere un adeguamento volumetrico, ma tutto ciò che è selezione, macinazione, selezione eccetera, deve essere comunque autorizzato. È una pratica che va autorizzata a livello regionale. Assolutamente. E, altra domanda, posto il limite massimo di 3.000 metri cubi, per identificare il lotto occorre ragionare su ogni tipologia di aggregato, quindi fare un campionamento e dichiarazione di conformità per il cumulo di sabbia, un altro per quello di marmo, un altro per la ghiaia, eccetera? Allora, per quanto riguarda la tabella 2 e la tabella 3, sicuramente per quello che riguarda invece la marcatura CE, quindi UNIEN, capire qual è il tipo di utilizzo che voglio fare di quello. Chiaramente sono tre materiali diversi, sono tre pezzature diverse e ognuna dovrà rispondere ai requisiti del decreto. Per me sono tre lotti separati tra loro, quindi non avrebbe senso fare diciamo un'unica analisi, ma ogni lotto, e lì si parla di lotti separati, deve avere le caratteristiche indicate dal decreto. Ok, benissimo. Per ora non vedo altre domande, quindi eventualmente se ci sono ancora curiosità, incertezze, dubbi, invito i partecipanti a porle le domande, chiaramente. Aspettiamo ancora qualche minuto. Sì, Paola, se vuoi, se posso intervenire, volevo fare una domanda a Massimo, che insomma più che una domanda è una riflessione probabilmente, quindi sentire un po' la sua opinione rispetto alla conservazione del campione aggregato recuperato per un periodo di 5 anni. Cioè, mi sono immaginato una catasta di, non so bene come chiamarlo, di questi campioni, e quindi un po' provare a comprendere secondo te, Massimo, cioè che cosa succederà. Ovviamente, come hai già accennato tu prima, con particolare riferimento agli impianti, ai piccoli impianti di recupero, ovviamente. Il grosso probabilmente si organizzerà, con difficoltà anche loro, sicuramente. Ma ecco, mi viene subito da pensare la difficoltà che può incontrare un piccolo impianto, oltre a tutte le altre, perché anche soltanto il fatto di classificarlo, di fare le analisi come ci ha indicato che è previsto venga fatto, anche quello credo sia un impatto importante. Ce lo siamo un po' commentato l'altro giorno per telefono, questa difficoltà appunto delle microimprese. Ora un po' allargo il discorso, ma comunque che le microimprese incontrano con questa normativa sempre più rivolta alle strutture diversamente organizzate, meglio organizzate. Ecco, se puoi fare un po' una riflessione in questo senso, personale ovviamente, Allora, da addetto ai lavori. prima di risponderti a queste domande, mettiamo, cioè, solo pensare alle piccole imprese di avere almeno una ISO 9000, cioè una tracciabilità, un sistema di qualità che sicuramente da implementare con una ISO 14000 ambientale, un progetto EMAS, metterà già in discussione tanti piccoli impianti. Quindi già questo è un qualcosa di nuovo che mi sa tanto di tagliafuori per le piccole imprese, cioè mantenere il livello di spesa. Partiamo dal presupposto che il recupero degli inerti è un mercato povero, cioè l'inerte non ha, cioè non è un rifiuto che ha dei costi altissimi per lo smaltimento, quindi sono bassi i costi. E quindi il margine è minimo per chi fa questo tipo di lavoro. Quindi sono un insieme di norme che metterà in crisi più dell'analisi sui 3.000 metri cubi. Chiaramente chiunque prende un codice a specchio in ingresso, se deve controllare l'esattezza della documentazione,
una certificazione analitica che mi definisce il codice CER come speciale non pericoloso è obbligatoria. È dal 2018 che questo è obbligatorio, cioè che il rifiuto per muoversi dall'impianto di produzione, se è un codice speculare, deve avere un'analisi chimica a carico del produttore, perché se parte senza analisi chimica si può presupporre che sia un pericoloso per il sistema della massima cautela. Quindi quelle, cioè, pensiamo ai piccoli, le piccole imprese edili che fanno piccole ristrutturazioni che possono avere un qualche metro cubo di rifiuto, cioè l'analisi costa sicuramente più dello smaltimento del rifiuto. Quindi bisognerebbe capire, dare delle agevolazioni perlomeno a quelle che sono le demolizioni, tra virgolette, urbane, cioè che non vanno a prendere quelli che sono i siti industriali, quindi potenzialmente inquinati da metalli, idrocarburi, solventi, eccetera. Cioè una demolizione civile è la demolizione di una casa, uno ci è vissuto dentro 50 anni prima di demolirla, quindi grandi pericoli. Posso capire l'amianto, posso capire che tanta attenzione vada fatta a un problema amianto, ma difficilmente un inerte proveniente da una casa civile ha problemi con il piombo, ha problemi con il gasolio. Quindi ecco, qualcosa del genere potrebbe essere fatto per agevolare le piccole imprese. L'ultima cosa, quella riguarda il campione, vi do quelle che sono le quantità da utilizzare per le analisi. Allora, per quanto riguarda test di cessione, analisi chimiche, di solito il campione, per essere rappresentativo, quindi campionato in base alla 10802, che è il campionamento ufficiale dei rifiuti, si parla di 2,5 kg. Quindi un barattolo di vetro da 2,5 kg, a quel punto, per non creare problemi alle caratteristiche chimico-fisiche, andrebbe mantenuto in frigo se non in congelatore. Il problema non è tanto questo, ma il problema è il materiale che serve per le prove geofisiche, quindi per la marcatura CE. Si parla di 25-30 kg a campione. Quindi il decreto non specifica la quantità di campione da lasciare, però se o sono 2,5 kg o sono 25 kg. Ora mi capire, un impianto di 25 kg per ogni 3.000 metri cubi, da tenere 5 anni serve un capannone apposta, secondo me. Quindi questo è un problema che probabilmente non, a cui non hanno pensato. Il decreto non specifica il campione a quali prove può essere sottoposto, ma le prove geotecniche hanno bisogno di tanto campione. Mi preoccupa, no, di quello che hai detto. Vabbè, era una battuta, ma ovviamente è un problema quello della conservazione del campione, ma invece mi preoccupa molto di più quello che tu dicevi, che costa più per una piccola impresa, per una piccola demolizione, costa più l'analisi dello smaltimento. Mi è venuto, sì, subito facile pensare a quanti possibili, probabili smaltimenti illeciti forse si verificheranno, quindi con un impatto. Secondo me il rischio c'è veramente. Si parla di microimprese, cioè si parla, sì, certo, di micro ristrutturazioni, perché i grossi cantieri non hanno problemi. Cioè, la stessa analisi in un cantiere vale per 1 milione di tonnellate come vale per 10 kg, non è un lotto recuperato che ho 3.000 metri cubi, cioè la classificazione rifiuto viene fatto sul cumulo del rifiuto statisticamente o con la quartatura, cioè con una tecnica per cui l'analisi è unica, anche perché da una munizione di un edificio, pur grande che sia, non è che mi può uscire un rifiuto pericoloso e non pericoloso da due cumuli. Devo caratterizzarlo per avere un'unica classificazione per un unico smaltimento omogeneo. Naturalmente, se c'è l'amianto andrà classificato per conto suo, se ci sono serbatoi, cioè tutto ciò che è diverso da un semplice materiale inerte da demolire andrà separato prima della demolizione.
ma il corpo della demolizione dovrà avere un'unica analisi che mi definisce le sue caratteristiche. Ma è meglio che mi taccia, altrimenti andiamo su una deriva polemica che non aiuta nessuno. Paola, a te, vedo che ci sono delle domande. Sì, no. Un commento solo, mi immagino questi magazzini pieni di campioni ai posteri, che cosa potranno sembrare veramente. Poi la domanda è, alla fine dei 5 anni è comunque un... Poi c'è il problema dello smaltimento di questi... Mi dovrà rientrare nel campo dei rifiuti. Che in teoria dovrebbero essere poi di nuovo rifiuti e quindi... Esatto, rilavorati, che mi rifanno un altro campione. Ne vale la storia. Allora, altra domanda riguarda il cartongesso che fra i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato non è più contemplato, che invece lo era per il DM del 98. Detti rifiuti potranno essere conferiti solo ad impianti dedicati, poco presenti oltretutto sul mercato, con il rischio di aumento immediato degli abbandoni, un po' il discorso che... Il problema del cartongesso è che tal quale non rispettava assolutamente le analisi per il test di cessione e recupero, in quanto i solfati presenti nel cartongesso, il gesso è un solfato chimicamente, per cui mi si scioglieva in acqua e avevo il rifiuto che mi usciva dal limite dei solfati sul test di cessione e recupero. Quindi già di per sé, anche se il codice CER era previsto come recupero, il rifiuto tal quale difficilmente poteva andare al recupero. Questo cosa permetteva? Permetteva che piccole quantità di cartongesso a norma di legge potevano essere inseriti nella lavorazione dell'inerte, per cui piccole quantità riuscivo comunque a recuperarle, però tal quale non era possibile analiticamente anche prima del decreto. Ok, poi un'ultima domanda. Con Italcementi a Bergamo si discuteva delle nuove strumentazioni di selezione degli inerti per far fronte alle richieste dei CAM, e le cave lombarde spingono per una sempre più maggiore certificazione ed utilizzo degli inerti riciclati. Quali sono le prospettive? Sì. Io voglio sviluppare il sistema di recupero degli aggregati, devo dargli per forza un'uscita, perché è inutile vedere impianti che mi lavorano gli inerti, che fanno cumuli esagerati di materiale recuperato e poi non sanno a chi venderlo, perché le aziende preferiscono comprare materiale vergine rispetto al riciclato. Quindi, secondo me, la fine del decreto doveva essere la certezza del riutilizzo dell'aggregato. Mi dai delle regole, mi dai delle regole più stringenti di prima, quindi ottieni per chi rispetta le regole un inerte veramente utilizzabile, però mi devi dare la possibilità per legge di poterlo utilizzare, e poterlo utilizzare e costringere gli appalti pubblici all'inizio, come quelli privati, vediamo poi anche quelli se possibile, di avere una quantità in percentuale di aggregato da recuperare insieme alla materia prima. Questo deve essere normato da legge, secondo me, perché ad oggi non è fatto. Siccome i prezzi poi non sono così distanti tra l'aggregato recuperato e il materiale di cava, le aziende preferiscono il materiale di cava certificato rispetto all'aggregato. Quindi va un po' a decadere uno dei principi dell'end of waste, esatto, che è avere un mercato certo. Io posso capire zone residenziali, eccetera, però ecco, ristrutturazioni, riempimenti, zone industriali, strade, ferrovie, eccetera, dovrebbe essere agevolato il più possibile il recupero dell'aggregato riciclato. Poi c'era una domanda riguardante la eventuale differenza o possibilità di utilizzarle in alternativa, ma penso di no,
la certificazione ambientale ISO 14001 rispetto alla ISO 9001. Ma di solito nelle aziende si trova difficilmente secondo me un'azienda che fa la ISO 14000 prima di aver provato la ISO 9000. La ISO 9000 è la madre di tutte le certificazioni, quindi la ISO 14000 è un passo successivo molto più impegnativo della ISO 9000. Quindi darei il 99% dei casi chi ha la 14000 è già passato dalla 9000. Comunque il decreto prevede un sistema di tracciamento che da un ente certificato può essere anche la ISO 14000. Ma io non ho mai trovato un'azienda che è ISO 14000 e non ha fatto prima la ISO 9000. Però può esistere, insomma. Sì, infatti anch'io, però non ho portata di mano lo scibile umano, quindi non... Certo. Però ecco, il decreto d'Abbas, cioè, dice almeno la ISO 9000, ma va bene anche quell'altra, sia il progetto EMAS che la ISO 14000. Certo. Non vedo altre domande, mi sembra che sia stato risposto a tutte. Non lo so, Gabriello, vuoi aggiungere qualcosa a te? O possiamo terminare la sessione? Ah, no, aggiungerei così ancora una riflessione, se vogliamo possiamo anche svilupparla questo tema. Cioè, io mi occupo di sicurezza sul lavoro e quindi il tema rifiuti e tutto questo mondo l'ho sempre guardato un po' da distanza. La sensazione che avevo quando ho iniziato a lavorare sulla tematica dei rifiuti era sempre quella di un mondo molto complesso, molto oscuro, perlomeno non sempre poco chiaro. Non... Vedo che a distanza di decenni le cose non sono cambiate, ecco, nel senso che continua a essere piuttosto confuso e complesso. Io capisco che sia un tema molto delicato per tutto quello che implica un rifiuto, lo smaltimento del rifiuto, il trattamento di un rifiuto, soprattutto in un paese come il nostro, quindi comprendo benissimo. Rimango un po' invece perplesso e dubbioso sulla reale volontà di provare a normare meglio questo mondo. È una provocazione forse questa, però ecco, mi domando com'è possibile che per 40 anni, 50 anni, quanti anni è che ormai parliamo di rifiuti, del decreto Ronchi e del, non ricordo più, l'82? L'82 era 915, ancora prima del decreto Ronchi. Ecco, quindi cioè, mi domando, ma com'è possibile che ancora... oppure forse banalmente tocco anche la materia che mi è più vicina, salute e sicurezza, cioè quando si vanno a fare poi le leggi, forse chi le legifera appunto non è così preparato in tema, non lo so, è un'altra provocazione, una riflessione. Certo, questa ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, per carità, però spesso viene un po' da pensare che insomma ci sia un po' di approssimazione sulle cose. Ora, certo, errare umano, però ecco, insistere forse dopo 50 anni c'è da domandarsi altre cose. Nulla, è solo una riflessione, ovviamente non porta a niente, però ecco, che ancora a distanza di tanti anni questo tema dei rifiuti, in modo particolare gli inerti, non siano in qualche modo disciplinati e, come dicevi tu Massimo, non sia prevista una sorta di, passami il termine, agevolazione per le micro ristrutturazioni, ecco, sinceramente la vedo, mi fa dispiacere, ecco, sì, diciamo così, mi fa dispiacere. Non ho altro da aggiungere, non so se questo... Vai, prego, prego Massimo. Purtroppo le leggi, tutte le leggi, ma quelle in campo ambientale difficilmente vanno per quantità, ma vanno per qualità. Quindi le agevolazioni, cioè se si pensa al decreto 120 terra e rocce da scavo, per chi fa uno scavo da un metro per un metro, la soglia minima si parla da 100 metri per 100 metri, quindi e ha X campioni, chi fa un metro per un metro ha gli stessi obblighi di chi fa un ettaro di scavo, insomma. E questo è...
come tutte le leggi riprese dall'Europa, non prendono le microattività che abbiamo noi in Italia. Sono tutte macroimprese e non hanno nessun tipo di problema. Per la piccola impresa diventa veramente oneroso rispettare tutte le regole, perché non ha la struttura per poterlo fare, non ha il giro d'affari per potersi permettere queste cose. Ma qui è diverso anche il problema, cioè una demolizione civile in una casa civile non può avere gli stessi obblighi di un capannone industriale in cui per 50 anni sono state fatte reazioni chimiche, sviluppo di sostanze, gas, eccetera. Una casa è comunque una casa, le persone ci hanno vissuto dentro e sinceramente se era tossica erano morti molti anni prima. Quindi poi, per l'amor del cielo, ci sono casi in cui questo non è vero, però la stragrande maggioranza dei casi sono così, cioè la demolizione del civile ha più o meno le stesse caratteristiche. Cioè, qui siamo, la domanda è stata fatta prima, il cartongesso non è recuperabile, cioè il test di cessione in acqua per il cartongesso, i solfati sono vicini al limite per andare in discarica di rifiuti non pericolosi. Non possono andare neanche in discarica di inerti, perché il limite della discarica di inerti non riesce assolutamente il cartongesso a stare dentro al limite dei solfati per una discarica di inerti. Quindi anche i costi di smaltimento del cartongesso sono enormemente più alti rispetto a un semplice materiale da demolizione. Ci chiedono anche, a proposito di approssimazione o comunque di campi nebulosi, riguardo alla formazione del personale, ci sono, è già programmata, quanto deve essere la durata, se sono previsti aggiornamenti, se c'è obblighi per l'erogazione di soggetti particolari. Allora, questi impianti dovranno avere un responsabile tecnico ovviamente, che è, diciamo, configurato. Quindi sarà compito suo quello di formare gli addetti al ricevimento rifiuti o al trattamento rifiuti. E quindi l'unica cosa che dice il decreto è che va fatto almeno ogni 2 anni l'aggiornamento. Altre cose non le dice, ma secondo me sono a carico del responsabile tecnico dell'impianto. Ok. Io non vedo altre domande, quindi direi che possiamo finire e non so, lascio la parola alla segreteria, se per quanto riguarda anche il discorso del test eventualmente da compilare per l'attestato. Allora, per quanto riguarda informazioni di servizio, diciamo così, questo nuovo format. Allora, per quanto riguarda chi ce l'ha chiesto, le presentazioni verranno messe a disposizione da parte nostra nei prossimi giorni sul sito dell'associazione. Per quanto riguarda invece la registrazione, verrà messa a disposizione un po' più avanti, comunque la troverete sempre sul nostro sito. Per chi ha partecipato, verrà mandata una mail e quindi vi arriverà una mail dove c'è il link per entrare nella parte di sito e lì visualizzare quelle che sono le presentazioni. Per quanto riguarda invece l'attività degli attestati, allora, gli attestati verranno erogati, verranno mandati nei prossimi giorni. Vengono inviati a chi ha inserito correttamente il proprio nome e il proprio cognome, perché altrimenti noi non riusciamo a comprendere chi ha partecipato. Ci capita alcune volte che ci sono delle persone che inseriscono iPhone, iPad, noi non possiamo sapere di chi sia questa cosa. Quindi, in primis, come diciamo sempre, nome e cognome correttamente. In seconda battuta, chi ha partecipato all'attività, non chi è entrato gli ultimi 10 minuti, questo non sarebbe possibile. E poi verrà mandata un link con un piccolo test anche per capire il gradimento dell'attività, perché
poi appunto per capire se magari in un futuro possiamo fare anche approfondire anche dei temi che sono usciti in questo webinar, perché poi l'argomento, diciamo, di gestione rifiuti è un tema amplissimo, infinito, forse uno potrebbe passare anni, non mesi, forse anni a disquisire sulle varie norme, le varie attività che ci possono essere, quindi questa è un'attività. Una volta chiuso questo cerchio, verranno mandati quelli che sono gli attestati. Gli attestati non è che li mandiamo attraverso un sistema, quindi voi andrete direttamente all'interno della nostra anagrafica, al link, e lì troverete il vostro attestato con i dati che ci avete dato. Quindi ho fatto la chiusura di quelle che sono le attività. Un'ultima cosa da dire sicuramente è questa: noi avremo un proseguo di quelle che sono le attività, penso, non solo della Toscana, con dei prossimi appuntamenti che sicuramente Gabriella avrà in mente di sviluppare, ma anche con le altre attività che ci sono. Quindi ci saranno delle prossime attività, alcune le abbiamo già messe a disposizione dei nostri soci e non soci per iscriversi, come quella del 27 di febbraio, dedicata alla security all'interno delle strutture sanitarie, quindi in un tema importante di quella che è la security poi di chi opera all'interno degli ospedali in queste strutture, visto che in questo periodo sentiamo appunto delle problematiche su questo tema. Vi dico già che mi è arrivata adesso, da pochissimo, un'altra attività invece insieme a un'azienda che ci supporta su quelli che sono un po' l'emergenza nel rischio chimico. Quindi cosa succede se io vengo a contatto all'interno delle aziende, all'interno delle strutture che insomma compongono quelle che sono sostanze chimiche, che cosa succede a livello appunto teorico e praticamente cosa si deve fare per intervenire con un'emergenza di questo tipo. Poi le altre informazioni ve le daremo. E poi ci saranno tante altre attività che stiamo sviluppando per il 2023. E ricordo anche uno dei prossimi webinar per quanto riguarda la Toscana, quindi io parlo per la Toscana. A marzo ci sarà anche un videoforum per quanto riguarda sviluppi futuri sul regolamento REACH, per quanto riguarda i polimeri, quindi invito chi può essere interessato a iscriversi, e saranno proposte comunque anche altri argomenti e attività, quindi da seguire attentamente tutta la parte formativa e informativa di IAS. Assolutamente sì, quindi ai prossimi appuntamenti. Ringrazio tutti. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata ormai, non di giornata. Grazie. Giornata quasi finita. Buona Buona sera a serata. tutti. Arrivederci.